Buongiorno ragazzi, è mercoledì 14 giugno 2017, sono le 8:35 e si va a Firenze. Qua fuori c'è il nostro amico Sbodio. Siamo pronti per partire. Zainetto, marsupio. E si va. Ci siamo. Eccolo. Fai un saluto. C'ho sonno. Buongiorno. No, mica se ci ruba adesso. Ciao. Com'è? Ciao. Sembra che l'avessi presa a 150, ero a 101. Ciao Teo. Ciao Ale. Dove stiamo andando? Cosa stiamo facendo? Sto guidando, siamo più o meno a quota Scrivia. Stiamo andando a Firenze al concerto di Radiohead, il primo delle due Green date. Day. Green Day. Come vedete, qui Ale ci siamo, manca Giulio, che è stato sostituito senza troppi senza troppe altre ricerche. Da questo uomo che è un mago. No, non è più un che mago. Era un mago. Era un mago. Ciao, mi chiamo Andrea Tordi. No! Andrati. Questa la lasci, Questa la lascio assolutamente. Perché stavamo parlando di Tordi. Spiegate il perché, sennò poi mi denuncio Tordi. No, è che stiamo ascoltando i Grizzly Bear, che ricordano molto Tordi ad Aske. Ai tempi del tennis club, questo posto che conosceranno molto. Leggendario. No, comunque siamo un po' di moto. Sì. Adesso siamo in direzione Genova, perché prendiamo l'autostrada passando per Venezia. Andiamo a Genova a prendere un po' di caccia, perché è la nostra tattica per... sta uno spezzone del video che monterai, dove c'è un pezzo dove stiamo in con la musica bassa, dove l'ho appena fatto, lo so, è per questo. Ah, ok, grazie. Come on, you miss, bump that, come on, you lift, someone to take some, get ready, this shit's about to get heavy, I just settled on my lawsuit, talking to me, now this is the
volta sono arrivate due nani e ti fanno: scusa, non è che ci lasci passare davanti e non vediamo? No, lui le guarda e gli fa: no, 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 non posso proprio. Cioè, dispiaciuto fino a un certo punto. Cazzo, era alle 9, è stato tutto il giorno, fammi il culo così per stare lì. Non ci posso neanche il babbo. Poi cioè, però ci hanno chiesto quello di fianco a te, sono andati. Sì, ma ricordo che non passassero davanti a me. Stiamo passare di là, gloria. Io non facevo passare nessuno. E invece oggi mi sono affezionato ancora di più i capelli, così quelli dietro di me vedono ancora. Passa un po'. Raccontiamo un po' dove siamo. Siamo in Versilia, cazzo. Abbiamo passato Massa Carrara, dove c'era coda, ma vabbè, tutto procede secondo i piani. Sembrava un incidente, ma non lo era. Aske, tutto a posto lì dietro? Sì. Più o meno. E niente, a breve lo svingo per Firenze. Mancano una novantina di chilometri. Yes. Andiamo! Andiamo! Quanti chilometri mancano? Una novantina. No, avevo capito 20, ragazzi. Sì, 20.000. Ero già... Vabbè, a dopo. E niente, fa caldo. Adesso ci ascoltiamo Erbiotta. Vai, piazza. Ancora arrivati, quando arriviamo rilascio dichiarazioni. Allora va, io mi sto portando. L'ex Dark non l'ha fatto. Anche perché comunque il live mi sembra un po' mosh. Sì, diamo un shape pull in generale comunque. Ci ha dovuto mettere le mani. Vista mi blocca lì adesso. Poi la chiudiamo, l'ultima volta con Bianco. Deve dire elegante invece. Ciao, con un video. Bravo. Così, che bella colore hai, zio. Fa vedere. Cosa c'è scritto lì? Vai, vai. Madonna. Sempre che non è neanche. Gli avranno tolto il coso. Eccolo là. Madonna, sei grosso. Noi siamo nel pit. Guarda. Cos'è? I tavoli a Roma. La San Montana, gelati. Saluta Teo. Ciao ragazzi. Buongiorno ragazzi. Teo saluta, siamo in diretta. L'AFAP al concerto dei Red da Firenze, ragazzi. Stiamo entrando. Il palco è enorme. Veramente enorme. Stiamo cercando di entrare perché abbiamo il pass per il pit, quindi la zona antistante il palco. Siamo io, Teo e Andrea Schei. Bisogna sbrigarsi di qua perché non so cosa stiamo facendo. La gente è abbastanza agitata. Siamo tra le prime 800 persone a entrare, credo. Non so. Qui si usano i gettoni per mangiare e bere, quindi non so. Teo, facci un saluto, un resoconto. Insomma, caldo nero qua. Però la coda è andata via liscissimo. Perfetto. Siamo stati quasi sempre all'ombra e... Bello. Ma questi suoni allucinanti cosa qua sono? Qua il pit. Pit? Minchia, è grossissimo il pit, ragazzi. Sì, moriamo. Ma sotto cosa c'è? Cos'è? Davvero un ippodromo? Ok. Muore, entriamo nel pit.
Comunque, tra in questi giorni metteremo il video che abbiamo fatto venendo qui e ne faremo altri dopo. Tra poco, ragazzi. Tra poco. Dunque, siamo dentro. Qualcuno in fondo, stiamo andando a prendere da mangiare. C'è una fame che sto per morire. Più che altro c'è una fregatura bestiale con sti token di merda che praticamente sono su per il culo. 3 euro a token e non puoi spendere meno di 15 euro. Quindi minimo 5 token. E l'acqua è un token, quindi fondamentalmente l'acqua costa 3 euro qui. Bene. E vabbè, abbiamo speso i nostri bei 15 token a testa, adesso vediamo cosa possiamo prendere. E panino o qualcosa, non lo so. Vi faccio vedere un po' come è intorno. Palco. E ci risentiamo tra poco. Abbiamo fatto un video in diretta prima, magari lo metteremo nel video, vediamo. Comunque, a tra poco, ciao. L'ingresso dei Radiohead. Sto morendo. Portateci dell'acqua, che a Voghera ce n'è tanta. Tanto pare sta diluviando. E no, niente. Stiamo aspettando e speriamo in bene.
appena finito. Voglio morire. Ciao. No, non abbiamo parole. Non ho niente da dire. Ne parleremo dopo in macchina, non è il caso. La scaletta più bella della storia. Eccoci. Buonasera, siamo... Siamo fermi. Che ora è? L'una e 25. È da un'ora abbondante oramai che siamo in macchina. Già. Sì, siamo appena entrati in autostrada. Appena usciti da Firenze, entrati in autostrada, siamo già fermi. Per tornare nella nostra amata Voghera, stiamo prendendo direzione Bologna. Sì, ci vorranno almeno 3 ore, quindi... Torneremo in mattinata con cappuccio, esatto, e brioche, esatto, probabilmente. Ah, volevamo fare un punto della situazione sul concerto. Ne stavamo parlando giusto adesso di... Comunque... vabbè, insomma, senza poi addentrarci in discorsi strani, quelli che stavamo facendo adesso, la scaletta è stata pazzesca. Mostruosa. Stavo dicendo a dei ragazzi del forum dei Radiohead, probabilmente abbastanza da Greatest Hits. Sicuramente nel sì. Nel senso che ha un fatto... po' l'impronta che ha avuto il tour comunque, sì, sì, esatto, di quest'anno dei Radiohead. Fedeli un po' al leitmotiv del tour. Però comunque pezzi un po' i loro singoloni, oppure se non i singoli i loro pezzi più famosi, però insomma fatti molto nell'ordine giusto secondo me, prima di tutto, perché sì, non è scontato, sì, con qualche chicca magari non troppo recente, tipo Let Down, una Pyramid Song che fanno poco. Che io ancora ringrazio il Signore di aver sentito finalmente, esatto, non ci credo. Davvero. Poi a me mancavano personalmente dei pezzi da sentire, dei Radiohead dal vivo, che non avevo Fake sentito. Fake Plastic Trees su tutti. Fake Plastic Trees. Avevo... Che anche a me mancava, nonostante avessi visto già due concerti. 2 and 3 is 5, che non sentivo da una vita. Exit Music, non l'abbiamo mai sentito neanche quella. Exit Music mi sembra di averla beccata nel 2008, però cioè, è stato come una... fosse stata la prima volta, inaspettato più soprattutto, cioè, è stato il bel effetto sorpresa. Se sono una scaletta incredibile, cioè sì, neanche sì, nelle più rosee aspettative che uno poteva e comunque avere. Anche stavo dicendo con loro che secondo me, poi vabbè, noi siamo di parte perché siamo dei fan sfegatati da un sacco di tempo, però secondo me non trovi uno show come quello dei Radiohead nel rock moderno, secondo me, ma proprio a livello di performance, di qualità dei brani, di qualità dell'esecuzione anche dello spettacolo a livello anche visivo, dell'impatto, sì, che hanno loro. Bisogna dire un che... palco completamente diverso, sì, ovviamente, sì, sì, ad sì, ogni sì, tour, e non è facile tutte le volte lasciare il segno, e ce l'hanno fatta anche quest'anno. Sì, esatto, anche quest'anno veramente il palco stupende, merita. Un palco più contenuto per certi versi, sì, ma con delle luci diversissime ad ogni brano, sì, che ti prendono proprio, cioè anche che cambiano molto i visual durante anche una stessa canzone. Molto molto bello davvero, anche la parte e che poi, appaga l'occhio. E poi loro hanno un impatto sempre clamoroso. Beh, ma quello... arriva anche da, secondo me, una qualità audio, secondo me anche grazie al Phoenix eccetera, che è una roba pazzesca, perché... Davvero, hai sentito un problema audio oggi? No. Ma anche loro non qualità, hanno... Qualità, chiarezza di tutto il... Poi loro che dal vivo magari a volte... Cioè, non sarebbero nuovi eventualmente a fermarsi e ripartire con un sì, pezzo. Infatti, no? Stasera sì, niente, sì, stasera dritti, anche rapidi per certi versi. Alla fine sì, parliamo sì, di 25 pezzi totali. 25 pezzi, infatti per 2 ore e 10 di spettacolo all'incirca, con 2 encore... E soprattutto pause nell'encore di 1 minuto e mezzo. Sì, infatti, due, sono neanche usciti e risaliti. Cioè. Proprio a manetta. Con molto, Tom York. Molto, molto, molto convincente. Tom York è bello spigliato anche con l'italiano. Ha fatto dei versi bestiali. Era stra in forma, adesso sappiamo sulla base di che cosa, ma era veramente, veramente molto stupido. Quindi... Poi stavo dicendo anche che comunque il biglietto, tra spese di spedizione eccetera, un 70 euro l'abbiamo speso, ma li vale tutti, li vale tutti, anche per chi ha aperto, cioè James Blake e Junoon. Vabbè, il progetto Junoon bellissimo, ci sta in apertura sì, pomeriggio, sì,
cioè pone delle buone basi di leggerezza, esatto, probabilmente, esatto, su un concerto, esatto, che poi leggero non è per niente, sotto, però, un certo punto di vista. Però suonato veramente bene. Sì, sì, però intendo, sai, sono i Radiohead, sì, non sì, sei sì, a no, sentire, certo, certo, i Green Day, certo, insomma, certo, quindi ci può stare. Blake forse stasera non ha voluto farla fuori dal vaso, perché sì, non ha esagerato, ha fatto il suo, l'ha fatto bene. Emozionantissimo, soprattutto sì, sul finale, sì, sì, a mio avviso. Esatto, bravo. È andato in crescendo. Sì, sì, sì. E comunque anche lui, davvero, lo aspettavamo da anni. E adesso c'è un figlio di puttana con un SUV che vorrebbe passare, ma io non lo faccio passare. Perché questo posto ce lo siamo meritati, così come ci siamo meritati il Pit. Sì, a proposito, esatto, facciamo vedere il segno del potere. Adesso si vede il bracciale rosa. Vedremo a Monza come sarà. Dopo una scaletta del genere a Monza partiamo veramente col basso profilo, direi. Io comunque non possiamo chiedere molto. Stasera voi vi siete messi abbastanza davanti, io poi sono andato nelle retrovie, ho girato un pochino per provare a vedere com'era magari un po' da dietro, di fianco, in diverse posizioni. Sì. Devo dire che da dietro vedere tutto il palco nella sua grandezza, tutti gli effetti, rende molto. Sì. Quindi magari a Monza, io ve lo dico, se avete voglia di stare dietro, io, cioè dietro, comunque alla fine del pit, quindi saranno, sì, sì, saranno, sì, quanto? 30 metri dal palco? Sì, non di più. Non di più. Quindi dove sono anche i fogli? Perché insomma è un pit, per modo di dire, perché cioè 8.000, sì, 8.000 persone fanno un anfiteatro grosso. Quindi insomma, sì, sì, era un po' come dire, essere in un concerto a parte, anche solo nel pit. Esatto, il pit era grosso come, cioè sarà come quando andiamo al Fabrica a vedere un concerto, no, tutta no, quella no, gente no, ci sta, punto, anche di più. Quindi vabbè. Comunque insomma adesso noi andiamo all'autogrill a mangiarci qualcosa. Se ci arriviamo, perché qua stiamo andando veramente a passo d'uomo, non so se vuoi far vedere, magari senza far mostrare le targhe. Vediamo. Accidenti. Ah sì, vabbè, tanto. Mica stiamo parlando male di loro. Situazione non questa, è proprio insomma, il massimo. Vedete solo luci rosse, motiva che siamo veramente sempre. E no, non è colpa dell'ora. Niente, se non ci risentiamo dopo, vi salutiamo. Vi abbiamo voluto bene, se non ci risentiamo. Esatto. Ci risentiamo per il concerto di Monza. Peace, buonanotte. Ciao. A podcast.